Allora, perché la signora che deve essere sottoposta a risonanza magnetica si sottoponga a questi esami in maniera tranquilla e corretta e quindi riesca a ridurre il livello di ansia che già ha incamerato, è opportuno che venga istruita e informata in maniera corretta. Può essere informata sia dal medico di famiglia che dallo specialista. Deve anche sapere che non corre alcun rischio nell'essere sottoposta all'esame. È soltanto un esame molto importante affinché la diagnosi possa essere precisa e puntuale. Quanto è nato? 15 maggio 1966. Quanto pesa? È 70 kg. Come le dicevo prima, non sente niente, deve rimanere fermo, tranne il rumore, un po' di caldo e tranquillo. Tenga questo che è un campanello, per qualsiasi cosa ci può chiamare. Faccia la prova. Ok. Allora, avvocato, io sto uscendo, vado in tribunale. Va bene, Tiziana. A domani. A domani. La testa ti fa ancora male? Ora poco, ma di tanto in tanto ho delle fitte che non mi piacciono per niente. E poi il fatto che il dottore mi abbia mandato di corsa a fare la TAC, questa cosa non mi fa stare tranquillo per niente e mi fa crescere l'angoscia. Ma stai tranquillo, ti ho detto.
Lui ti ha visto così preoccupato che lo ha fatto sicuramente per tranquillizzarti. Sei un tesoro, amore. Hai sempre una parola giusta per ogni momento. Ci vediamo dopo. Ciao. Pronto? Ah, dottore, lei. Finalmente, stavo per impazzire. Immagino che siano pronti i risultati delle analisi. Sì, le ho proprio qui, sul tavolo. Dottore, mi dica, è tutto a posto? Ho il cuore che fra poco mi scoppia. Senta, avvocato, non posso dire al Ma c'è qualcosa che non va? Mi dica, per favore. telefono. Non posso dirle nulla al telefono. La prego, venga qui nel mio studio, urgentemente. Si tratta di un glioblastoma, una rara forma di tumore maligno, purtroppo tra le più terribili. Ma ci sono speranze. Senta, avvocato, lei lo sa. Dottore, la prego, non mi nasconda nulla. È una forma di cancro rarissima, come le dicevo. È molto aggressiva. E purtroppo non operabile. Quanto tempo mi resta? Già, quanto tempo. Con una terapia aggressiva potremmo riuscire a rallentare un po' la crescita della massa tumorale, ma nel frattempo, nel giro massimo di un mese, si presenterà un effetto terribile della malattia. Dimmi che è tutto un incubo. Dimmi che non è vero, per favore. Come vorrei che fosse così. Il dottore non mi ha lasciato alcuna speranza. Dio mio, è la fine. Forse se fossimo andati prima a fare le analisi. Io però sono sicura che con delle cure giuste potrai farcela. Devi farcela. Non puoi lasciarmi da sola. Cosa sarebbe la mia vita senza di te? Ci sono io qui con te. Ora però devi promettermi che non ti abbatterai. Io ti conosco troppo bene. Non ti devi lasciare andare, per favore. Andrai regolarmente al lavoro. Inizieremo subito le cure. Devi farcela. Promettimelo. Promettimelo. Grazie.
Bene. Beh, che dice? Come mi sta? È fantastica. Sa cosa le dico? Mi ha convinta. Amore, sei a casa? Amore? Eccolo qua, ricordavo bene, un testo molto specifico, proprio come lo stava cercando lei. Grazie. Ti devi lasciare andare. Andrai regolarmente al lavoro. Pronto? Piero? Ciao Francesco. Senti, cognato, mi ha chiamato mamma dicendomi che ha sentito Sara molto giù e non è riuscita a farsi spiegare perché. È successo qualcosa di grave. Ora però
Devi promettermi che non ti abbatterai. Io ti conosco troppo bene. Non ti devi lasciare andare. Promettimelo. Promettimelo. Scusi, qualcosa non va? No, no, tutto bene, grazie, tutto bene. Sicuro? Sì, ok. Avvocato? Avvocato? Mezzanotte, avvocato. Dobbiamo chiudere. Sì, sì. Adesso vado. Thank you.
ciao Monia, scusa per l'ora. Si figuri, signora. Ma è successo qualcosa? No, è solo che mio marito ancora non torna per cena. E sai, non è solito non avvisare. Sai per caso se aveva qualche impegno per questa sera? Beh, guardi, signora. È andato via dallo studio alle 17:30. Dicendo che aveva una cosa urgente da sbrigare. Ah, capisco. Signora, scusi se sono indiscreta. C'è una cosa che volevo chiederle da parecchi giorni. Mi raccomando però, non dica a suo marito che abbiamo parlato di questo. Da alcune settimane l'avvocato si comporta in modo strano. È sempre così silenzioso, preoccupato, quasi assente in un certo senso. È come se gli fosse crollato il mondo addosso. L'avvocato è un tipo così gioioso e pieno di vita che non so proprio vederlo così. Oggi poi l'ho visto pallido e con gli occhi lucidi, come se avesse pianto poco prima. È successo qualcosa di grave, signora? Amore mio, perdonami, non ce l'ho fatta. Non ho trovato la forza di lottare così come tu mi avevi chiesto. Sono sicuro che almeno tu mi comprenderai. Chi meglio di te conosceva i lati del mio carattere, anche quelli più reconditi? Chi meglio di te sa quali erano le mie debolezze, le mie paure? Chi meglio del mio angelo sa quanto ero angosciato dall'eventualità di una malattia? E quando il destino mi ha colpito, in un modo così terribile, sono crollato. Crollato insieme ai sogni di tutta una vita fatta solo di amore e serenità da condividere con te. La certezza che, come minimo, se eri diventato un vegetale, era insopportabile per me. L'ho fatto anche per te. Non volevo che il mio tesoro buttasse la sua vita ad assistere un malato. Ti amo troppo per sopportare tutto questo. Grazie per i meravigliosi momenti che mi hai regalato. Potrai trovare il mio corpo dove ci siamo dati il primo bacio. Thank you.
Amore mio, sei un genio. Avevi previsto tutto. Aveva una paura folle delle malattie. Ero certa che sarebbe crollato. Appena avrò incassato i soldi della sua polizza vita, potremo finalmente andare a vivere insieme. E tu potrai risanare i tuoi debiti. Ma che bella scena d'amore! Veramente commovente! È un vero peccato doverla interrompere proprio sul più bello. Un piano perfetto. Devo farmi i miei complimenti. Tutto studiato nei minimi dettagli. E sicuramente avreste raggiunto il vostro scopo, caro il mio dottore, se una persona non avesse scoperto la vostra relazione. E a questo punto ci è voluto un attimo a capire che forse il tumore era solo una diabolica invenzione per far sì che io sprofondassi nel tunnel della disperazione, fino all'inevitabile soluzione del suicidio. E tutto questo grazie a una persona che ti è molto cara, tua moglie. Mia moglie? Non chiamarmi moglie, bastardo! Io non so che farmene di un marito come te! Cara, posso spiegarti tutto! Ma cosa vuoi spiegare? Cosa? Sapevo che non meritavi l'amore che ti ho dato! Ma arrivare a questo punto, a quello che hai fatto! Dio mio, che orrore! Forza, avvocato, abbiamo perso troppo tempo dietro a questi due. Ma, avvocato, cosa vuol fare con quella pistola? Vediamo un po', a che cosa può mai servire una pistola, eh? A suicidarsi, vero? Ma può anche servire a farvi fare la stessa fine che avete scelto per me. Piero, per favore, perdonami. È stato un momento di debolezza. Ti prometto che da ora in poi... Non promettere nulla, Sara. Non promettere nulla. Non fosse altro perché non avresti il tempo di mantenere nessuna promessa. Coraggio, avvocato. Non abbia pietà nei confronti di chi non l'ha avuta per lei. Nessuna pietà. Nessuna. No, Piero. No! Pronto. Amore, scusa, dimenticavo. Prima che chiude, puoi passare un attimo in farmacia per spedire quella ricetta che ti ho dato ieri? Mi è rimasta una sola compressa. Stai tranquilla, cara. Ci penso io. Vado subito. Sì. Ci vediamo dopo. Ciao. Buongiorno a te. Un bacione a tua figlia. Buongiorno, signora. Buongiorno, avvocato.
Risponde la segreteria telefonica dello studio legale Piero Danieli. Siamo momentaneamente assenti. Si prega di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Sono il dottor Renzi, avvocato. Sono arrivati i risultati della risonanza magnetica. Per favore, non perda neanche un minuto e venga nel mio studio, urgentemente.